partirei subito da una domanda. Questo fenomeno della violenza sulle donne, purtroppo, sempre più diffuso. Sì, purtroppo sì, è anche in crescita, perché è sempre più all'ordine del giorno episodi di violenza, vuoi un po' per i mass media che magari li riportano alla cronaca, ma anche per magari la forza delle donne che riescono ad arrivare a denunciare. In ogni caso succede che addirittura, ecco, qualche settimana fa 3 casi di omicidio ai confronti delle donne in una sola giornata, quindi è veramente un fenomeno in crescita e drammatico come numeri. Il libro, Quattro Pedali Rossi, come è nato questo progetto e poi comunque anche finanziato, insomma, da Be Free o comunque per un progetto specifico? Allora, il progetto nasce dalla voglia di fare qualcosa con la nostra arte, cioè lo scrivere. È nata da una mia idea che poi ha coinvolto le altre autrici che si sono subito immediatamente sintonizzate su questa idea di gratuità, e infatti noi autrici abbiamo dato gratuitamente racconti per questa iniziativa perché crediamo molto su questo tema di poter fare qualcosa. Poi l'idea si è modulata nella sostenere un centro antiviolenza, e la cosa ancora più bella è stata poter riuscire a sostenerlo in un progetto concreto, e in realtà quindi andiamo a finanziare la costruzione di questa casa delle donne nella Marsica, che diventerà una casa rifugio per donne maltrattate. Io mi allaccio anche al discorso di questo fenomeno della violenza sulle donne, purtroppo è in continua evoluzione. Cosa si può fare secondo lei? Ma io non credo che sia in continua evoluzione, non credo che sia un'emergenza, io credo che c'è sempre stato, che semplicemente oggi abbiamo delle antenne un po' più puntate. Finalmente riusciamo a sapere, per esempio, che le donne vengono uccise da un partner e quello è un femminicidio, mentre purtroppo ancora adesso alcuni lo dicono, i giornali hanno sempre parlato di questi omicidi come omicidi passionali, come raptus, quasi giustificandoli al motivo di questo amore che non si capisce bene perché debba portare la morte. In realtà il numero delle donne è molto alto, diciamo che stiamo quasi su una ogni 2 giorni uccisa, e ogni anno aumenta il bottino, se così posso dire, di queste donne. Quindi qualsiasi iniziativa, inclusa naturalmente questa, che sia utile a mettere in evidenza il fenomeno è un'iniziativa assolutamente positiva. In questo Be Free si impegna tantissimo, una lotta costante. Vabbè, Be Free gestisce tanti di quei servizi sul territorio nazionale ormai, che naturalmente certo che sta lì, però devo anche dire una cosa, che al di là dell'elenco di tutti i servizi che gestiamo, che si può trovare su Google, si può trovare sul nostro sito, si può vedere ovunque, quello che noi abbiamo molto ben presente è che proprio perché la violenza è nel tessuto culturale, è un fatto culturale, facciamo anche molte iniziative per andarlo a mutare questo contesto culturale, anche se molto spesso sicuramente saranno delle gocce nell'oceano, però voglio anche pensare che a forza di metterci gocce diverse l'acqua cambia. Nell'uomo, cosa passa nella mente dell'uomo quando attua questa violenza sulle donne? È molto importante comprendere il punto di vista dell'uomo, proprio perché ovviamente, essendo diversi i tipi di violenza di cui abbiamo parlato, psicologica, fisica, economica, sessuale, diversi sono anche i meccanismi che avvengono all'interno dell'uomo. Sicuramente quello che c'è, che abbiamo appunto avuto modo di approfondire anche durante il seminario di oggi, è una incapacità di riconoscere le emozioni, che vengono quindi esperite in modo aggressivo. Quindi l'uomo non riesce a riconoscere quello che c'è dentro di lui, non riesce ad avere una relazione paritaria con una donna, per cui molto spesso prova anche dei sentimenti di inferiorità magari, o di difficoltà d'approccio, e quindi l'unico modo che ha per colpirla in qualche modo è proprio questa forma di violenza, in cui ribadisce che è lui quello ad avere potere.